I glutei ci aiutano a camminare eretti, correre, salire le scale e molto altro. Sono i muscoli più importanti e potenti del nostro corpo. Ma ci siamo dimenticati come usarli, letteralmente. Si parla infatti di amnesia del gluteo, che si verifica quando stiamo seduti per la maggior parte della giornata, per un lungo periodo di tempo, o è in generale dovuta alla molta inattività. È come se dicessimo al nostro corpo che non ce la sentiamo di usare i glutei, e quindi deve trovare un modo per sostituirli. Ad esempio, quando fai degli squat o altri movimenti che includono l'estensione dell'anca, in cui i glutei dovrebbero lavorare, altri muscoli si mettono in azione, come quelli della bassa schiena e gli adduttori. È un chiaro messaggio per i nostri glutei. Ehi, potete continuare a dormire, il vostro lavoro verrà svolto da altri. Risvegliamoli! Il ponte. Sdraiati per terra con la schiena rivolta verso il pavimento. Avvicina i piedi ai glutei, allontana le ginocchia alla larghezza delle anche. Rilassa la testa e le spalle. Adesso incrocia le braccia sul petto in modo che rimangano passive. Solleva il bacino verso di te. Controlla di avere la schiena piatta. Non deve essere inarcata né schiacciata sul pavimento. Questa è una posizione neutra. Adesso solleva le anche dal pavimento prima della schiena. In questa posizione stringi i glutei. Piano torna verso il pavimento. Quando ti alzi, prima vanno le anche e poi segue la schiena. Quando ti abbassi, il contrario, prima la schiena e dopo le anche. Il ponte è un esercizio semplice con cui iniziare anche se siete fuori forma. Inoltre è ottimo per attivare i glutei. Puoi iniziare senza aggiungere pesi, il corpo è sufficiente. Hai un cronometro? Molto bene, faremo questo esercizio per un minuto. Passiamo al prossimo. Donkey Kick. Mettiti a quattro zampe. Posiziona le mani direttamente sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Fai rientrare un pochino il mento in modo che la parte superiore del collo sia rivolta verso il soffitto. Cerca di tenere la schiena piatta. Ora facciamo lavorare gli addominali bassi, ma senza incurvare la spina dorsale. Tieni le gambe piegate a 90 gradi. Ora, mentre espiri, solleva lentamente la gamba destra, in modo che il piede destro sia allineato al soffitto. Ritorna alla posizione iniziale. Fai in modo di non superare il tronco con la coscia per non comprimere il fondo schiena. Fermati prima che le anche inizino la rotazione o la schiena inizi a inarcarsi. Facciamo 30 secondi con la gamba destra. E 30 con la sinistra. Clamshell.
Mettiti su un fianco, tieni le gambe e le spalle sovrapposte e piega le gambe a 45 gradi. Sovrapponi anche i piedi. Poi appoggia la testa sul braccio. Aiutati con l'altro braccio per mantenere l'equilibrio. Controlla che anche le anche siano in linea, perché potresti sentire che l'anca si sposta verso il pavimento durante l'esercizio. Tieni i piedi uniti e solleva il ginocchio superiore più in alto possibile, ma senza girare il bacino e le anche. E controlla che la gamba che sta sotto sia sul pavimento. Fermati per un istante e poi riporta la gamba che hai sollevato nella posizione di partenza. È importante attivare gli addominali. Spingi la pancia in dentro. Ti aiuterà a stabilizzare il bacino e la spina dorsale. Lo facciamo per un minuto, 30 secondi su un lato e 30 secondi sull'altro. In nessun allenamento che interessa la parte bassa del corpo può mancare una qualche variante di squat. Questa è la versione base che puoi fare usando il peso del tuo solo corpo. Allunga le braccia davanti a te per mantenere l'equilibrio e piegati come se dietro di te ci fosse una sedia. Fallo lentamente mentre scendi per controllare meglio il movimento. Le ginocchia non dovrebbero superare gli alluci. Il petto rivolto in avanti. Guarda davanti a te per mantenere la schiena dritta. Quando ti sollevi, puoi farlo più velocemente. Con gli squat rafforziamo i muscoli attorno alle ginocchia e alle anche. Fai partire il cronometro e prova a fare degli squat per un minuto. Bird Dog. Vai di nuovo in quadrupedia, nella posizione del tavolo. Controlla che le ginocchia siano sotto le anche e le mani sotto le spalle. Attiva gli addominali per non sforzare la schiena e fai in modo di non curvarla. Poi avvicina le scapole. Prima solleva il braccio destro e la gamba sinistra simultaneamente. Tieni le anche e le spalle parallele al pavimento. Avvicina il mento al petto in modo che lo sguardo possa posarsi sul pavimento e allunga il collo, tenendo le cervicali allineate alla spina. Tieni per un paio di secondi, poi torna alla posizione iniziale. Fai lo stesso con il braccio sinistro e la gamba destra. Questo è un ciclo. La cosa importante è non ruotare il bacino e mantenere il livello delle anche. Non alzare la gamba troppo in alto e non abbassare il petto. Le scapole devono essere lontane dalle orecchie. Muoviti piano per controllare meglio il corpo. Respira regolarmente. Punta il cronometro per un minuto.
A fondo inverso. Stai in posizione eretta, bello dritto sulla schiena, con le mani sui fianchi. Apri il petto in modo che le spalle vadano leggermente indietro e con i piedi alla larghezza delle spalle. Trasferisci il peso sul piede sinistro e solleva la gamba destra facendo un grande passo all'indietro. Senti come i glutei si attivano facendo questo esercizio. La gamba sinistra deve essere parallela al pavimento e il ginocchio posizionato proprio sopra la caviglia per creare un angolo di 90 gradi. Torna alla posizione iniziale e ripeti. Con gli affondi si rafforzano diversi muscoli, inclusi gli adduttori, i quadricipiti, i glutei e i polpacci. Ne facciamo 30 secondi con una gamba e 30 con l'altra. Gli affondi si possono praticare da diverse angolature. Saltiamo quindi agli affondi laterali. Stai in posizione eretta, allontana i piedi all'altezza delle anche, poi fai un grande passo sul lato destro. Piega il ginocchio destro e contemporaneamente spingi indietro le anche. Entrambi i piedi devono rimanere a contatto con il pavimento. E proprio come negli squat, le ginocchia non devono oltrepassare i piedi. Spingi con la gamba destra per ritornare al centro. Gli affondi laterali fanno lavorare anche i muscoli interni della coscia. Punta il tuo cronometro. Ne facciamo 30 secondi da un lato e 30 dall'altro. Step up laterali. Ancora una sfida per i glutei. Prendi uno step o una specie di panca, scatola e qualsiasi cosa che ti sollevi un po' dal pavimento. Mettici sopra il piede destro e tieni la gamba sinistra bella tesa. Tendi le braccia in avanti per l'equilibrio. Piega il ginocchio destro e fai attenzione alla sua posizione. Fai in modo che non superi gli alluci. Il tallone sinistro tocca il pavimento mentre pieghi leggermente la gamba. Torna su. Se vuoi aumentare la sfida, alza il ginocchio più che puoi e tienilo così per 1-2 secondi. Mezzo minuto da ogni lato? Perfetto!
Come ti senti mentre fai gli esercizi? Senti che i glutei sono attivi? Anche se inizi ad allenarti, i tuoi glutei potrebbero essere ancora addormentati perché il corpo si è abituato a trasferire la responsabilità su altri muscoli. Prova a fare il ponte usando solo una gamba d'appoggio e alzando e allungando l'altra. Tieni un po' la posizione. Dove senti il lavoro? Nei glutei o più negli adduttori, quadricipiti e fondo schiena? Se lo senti di più negli altri muscoli, allora i tuoi glutei potrebbero essere ancora addormentati. Controlla la stessa cosa per tutti gli esercizi del video. Un altro modo per controllare è questo. Riesci a mantenere il bacino in posizione neutra o si sposta da un lato quando abbassi la schiena? Ecco, anche in questo caso i glutei non stanno lavorando. Ed è per questo che ti devi focalizzare sui glutei mentre fai gli esercizi, per fare in modo che prendano coscientemente il comando sugli altri muscoli. Non si bara, glutei! Il sit-up è da sempre l'esercizio classico per gli addominali, ma forse c'è di meglio. Anzitutto, il sit-up coinvolge altri muscoli oltre agli addominali, ed è difficile per i principianti. Inoltre, coi sit-up è facile barare. Non solo, un minimo errore e ci si può far male alla schiena. Insomma, i crunch sono molto più sicuri. Per eseguire un crunch, sdraiati sulla schiena e piega le ginocchia, con i piedi poggiati a terra. Metti le mani dietro la testa, intrecciando le dita e solleva la testa e le spalle con un movimento fluido. Devi fare attenzione alla schiena, che deve sempre restare aderente a terra per tutto l'esercizio. Torna poi in posizione di partenza e ripeti il movimento. Un altro ottimo esercizio per i principianti è il Bird Dog. Si parte inginocchiandosi a quattro zampe con le mani saldamente posate a terra, perpendicolari alle spalle. Poi solleva una mano e il ginocchio opposto, tenendoti in equilibrio con l'altra mano e l'altro ginocchio. Attenzione a centrare bene il peso. Si tratta di un ottimo esercizio, ma ancora non ideale perché fa lavorare molto anche la zona lombare, i glutei e le cosce. Non è mirato soltanto agli addominali. La combinazione V-Up fa lavorare il busto aggiungendo sit-up a gambe distese. Ottimo per l'equilibrio, la mobilità e i quadricipiti. Comincia sdraiandoti sulla schiena, poi distendi braccia e gambe verso l'alto, formando una V. In pratica è come se cercassi di piegarti a metà, facendo leva sul bacino. Il prossimo esercizio è il Beast Hold. Si comincia dalla posizione inginocchiata a quattro zampe. L'obiettivo è far lavorare il core. Solleva da terra le ginocchia, tenendo però a terra i piedi. Tieni la posizione più a lungo possibile, a cominciare magari da un minuto. Se riesci, puoi provare anche a gattonare avanti e indietro mantenendo la posizione. Passiamo adesso all'esercizio Hollow Rock. Sdraiati sulla schiena con le braccia sopra la testa. Poi esegui un crunch, sollevando braccia e gambe da terra. Sposta il peso leggermente in avanti e all'indietro, mantenendo la posizione più a lungo che puoi. Mantieni anche sempre gli addominali ben tesi. Tutti quanti conosciamo i plank e, come ben sappiamo, vanno bene per tutto il corpo. Anzitutto per far lavorare al meglio braccia, fianchi e quadricipiti. Però se vuoi concentrarti sugli addominali, forse c'è qualcos'altro che puoi provare. Un hover, ad esempio, è la variante del plank che fa per te. Proprio come nel plank, dovrai poggiare il peso sui gomiti, ma in una posizione un po' diversa. Per gli addominali, ogni tanto ci vuole anche qualche attrezzo, come l'ab roller. Piega le ginocchia e tendi gli addominali. Poi fai rotolare la ruota avanti a te distendendo le braccia. La ruota ti aiuterà a lavorare su fasci muscolari diversi, mantenendo il focus sul core. Adesso proviamo il Russian Twist. Si comincia seduti per terra con le gambe distese in avanti. Poi ci si inclina all'indietro, formando con busto e gambe un angolo molto ampio. E infine comincia a ruotare il busto da un lato all'altro senza muovere le gambe. Attenzione però, non devi soltanto muovere le braccia da un lato all'altro. A ruotare deve essere tutto il busto, prima a sinistra e poi a destra. Prossimo esercizio, il leg raise. Molto semplice, ti sdrai sulla schiena e facendo leva sulle spalle tiri sui fianchi e le gambe. Tutto il movimento dipenderà dagli addominali. Il dead bug è un altro esercizio molto popolare per rinforzare gli addominali e il core. Sdraiati sulla schiena con i piedi e i fianchi ad un angolo di 90 gradi. Distendi le braccia verso l'alto e comincia abbassando il braccio sinistro e sollevando la gamba destra, fermandoli appena prima di toccare terra.
Poi torna alla posizione di partenza e ripeti con l'altro braccio e l'altra gamba. Più riuscirai a distendere le gambe, più l'esercizio sarà efficace. Per renderlo ancora più efficace, prova a sollevare da terra le spalle. Il mountain climber è un altro must per allenare gli addominali. Ti servirà già parecchia forza per mantenere la posizione classica del plank. Dovrai inclinare il bacino all'indietro e portare al petto un ginocchio alla volta. Simile alla posizione di un atleta sui blocchi di partenza. Fai attenzione al bacino, perché una posizione non corretta non permetterà agli addominali di lavorare al meglio. Un altro ottimo esercizio per principianti, semplice ed efficace, è chiamato heel tap. Si comincia dalla posizione del crunch, braccia distese lungo i fianchi e gambe sollevate con i talloni che toccano terra uno dopo l'altro. Molto consigliato se il tuo obiettivo è metter su dei veri addominali scolpiti. Il nostro prossimo esercizio è il reverse crunch e si comincia sempre sdraiati, con le braccia distese lungo i fianchi. Poi si sollevano le gambe con le ginocchia piegate a 90 gradi. Espira, porta le ginocchia verso il petto e solleva i fianchi dal pavimento. Mantieni la posizione e poi torna lentamente in posizione iniziale. Fai attenzione a non inarcare la schiena per mantenere la tensione sui muscoli addominali. Il long lever plank è un'altra evoluzione del plank tradizionale. Qua tutto il peso è sulle punte dei piedi e sui gomiti. Dovrai poi indietreggiare con i piedi, così che i gomiti si trovino quasi a contatto con la fronte. E trattandosi di un plank, dovrai mantenere la posizione più a lungo che puoi. Il side plank è un'altra variante molto semplice e tra i migliori esercizi che puoi provare. Sdraiati sul fianco con le ginocchia piegate e poggia tutto il peso del busto sul gomito. Poi solleva da terra i fianchi e mantieniti in questa posizione sempre per un minuto all'inizio. Poi ripeti tutto sull'altro fianco. La torso track è un altro strumento molto utile. Puoi comprarla a poco prezzo e usarla sia a casa che portarla con te in palestra. Puoi utilizzarla in moltissimi modi diversi ed è alla portata di tutti, anche di chi è parecchio fuori forma. Uno degli esercizi basilari che puoi fare con la torso track è contrarre gli addominali e spingere in avanti più possibile. Poi torna indietro ed è fatta. Ed ora la nostra top 5. Per il vertical leg crunch devi piegare le mani dietro alla nuca. Poi distendi le gambe più possibile, mantenendo la parte bassa della schiena a terra. Poi solleva il busto e le spalle da terra, come in un normale esercizio di crunch. Il nostro esercizio top 4 sono dei crunch con palla morbida da fitness. La palla ti proteggerà dagli infortuni alla schiena che potresti procurarti a terra e ti farà fare i movimenti corretti. Questo esercizio rinforza tutta la schiena, supporta la colonna vertebrale e migliora la postura. E pare sia del 40% circa più efficace del tradizionale crunch. Il nostro esercizio numero 3 è chiamato Captain's Chair. Comincia sedendoti su una sedia e afferrane ciascun lato. Mentre lo fai, tendi al massimo i muscoli e al tempo stesso solleva le ginocchia. Questo esercizio si può variare a seconda del tuo livello di fitness e delle tue abilità. Se hai già una buona pratica, puoi distendere le gambe e mantenerle tese. L'esercizio al numero 2 della nostra classifica è il Bicycle Crunch. Comincia sdraiandoti a terra con la parte bassa della schiena aderente al pavimento. Posiziona le mani ai lati della testa e poi solleva una gamba da terra e distendila. Poi solleva l'altra gamba e piega il ginocchio verso il petto. Nel frattempo, tocca il ginocchio sollevato con il braccio opposto. Ottimo per gli addominali obliqui. Continua così su tutti e due i lati per un totale di 10 ripetizioni. L'esercizio numero 1 che ti consigliamo per gli addominali è il Crunch Hollow Body. Di nuovo, sdraiati con la parte bassa della schiena aderente a terra. Solleva le braccia e le gambe per un lavoro totale sul core. Solleva la testa e le spalle tenendo il mento bene in alto. Mantieniti in questa posizione per circa 10 o 20 secondi. Si tratta del migliore esercizio perché fa lavorare esclusivamente gli addominali. Gli altri muscoli non sono coinvolti. E lavora simultaneamente su addominali alti e bassi, grazie alla forza che fai sul bacino quando sollevi da terra le spalle. Ehi, se non hai l'opportunità di andare in palestra, non preoccuparti. Tutto ciò di cui hai bisogno per stimolare i muscoli è un cuscino e una superficie piana su cui sdraiarti. Esercizio di Superman.
Sdraiati a pancia in giù in modo che l'ombelico tocchi il centro del tappetino e mettiti un cuscino tra le ginocchia. Fai un respiro profondo. Durante l'espirazione unisci le caviglie, stringi i glutei e solleva le gambe. Ricordati di tenerle dritte. Mantieni la posizione per 5-10 secondi, poi rilassa il corpo per lo stesso tempo. Fai 5 ripetizioni. Questo esercizio impedirà alla colonna vertebrale di piegarsi in avanti e rafforzerà la schiena, le gambe e i glutei. Ponte con cuscino. Sdraiati a pancia in su con le gambe piegate e il cuscino tra le ginocchia. Spingi il bacino in su per formare il ponte. Costole allineate col bacino. Rimani in questa posizione e stringi lentamente il cuscino 20 volte. Poi scendi fino a toccare il materassino. Porta le ginocchia al petto. Ti aiuterà a rilassare la schiena. Ripeti 2 volte per un totale di 3 serie. Questo esercizio tonificherà interno coscia, addominali e glutei. Crunch inverso. Sdraiati a pancia in su sul tappetino della palestra e tieni un cuscino tra le ginocchia. Inizia a sollevare le gambe fino a quando l'angolo è di 90 gradi. Poi solleva i fianchi dal pavimento. Abbassa le gambe sul tappetino il più lentamente possibile, facendo attenzione. Ripeti questo movimento 10 volte. Rafforzerà gli addominali e ti aiuterà ad avere una postura migliore. Roll down con cuscino tra le ginocchia. Siediti su un divano rigido con le ginocchia piegate, i piedi appoggiati sul cuscino del divano e la schiena dritta. Metti un cuscino tra le ginocchia. Vai all'indietro, afferrando la parte posteriore delle cosce appena sotto le ginocchia. Il mento è piegato verso il petto. Schiaccia il cuscino e vai all'indietro col busto finché non hai le braccia dritte. La testa deve quasi toccare la spalliera del divano. Mantieni questa posizione per 4-5 respiri profondi, poi torna indietro lentamente. Fai 8-10 ripetizioni. Questo esercizio fa lavorare gli addominali e l'interno coscia. Posa del piccione. Metti un cuscino sul pavimento e inginocchiati a 4 zampe con le mani sul cuscino. Lentamente e con attenzione, posiziona un ginocchio sotto il petto e lascia l'altra gamba dritta dietro di te. Porta le mani in avanti per sollevare la testa, petto e spalle. Rilassa le braccia sul cuscino. Chiudi gli occhi e rilassati in questa posizione per 3 minuti. Poi cambia gamba. Questo esercizio ti aiuterà ad allungare l'area dei fianchi, a migliorare la postura e persino a diventare meno stressato. Pressione sul cuscino fianchi-ginocchia. Sdraiati sul pavimento con le dita dei piedi rivolte in avanti e i piedi appoggiati sul pavimento. Le cosce allineate con i fianchi, le ginocchia piegate a 90 gradi e alzate. Posiziona un cuscino rigido tra le ginocchia e stringilo per 10 secondi prima di rilassarti. Fai almeno 10 ripetizioni. Se ti senti più a tuo agio, puoi fare questo esercizio stando seduto su una sedia. Ti aiuterà a far lavorare i muscoli interni della coscia e a rafforzare le ginocchia. Pillow slides. Mettiti in posizione da flessioni con le ginocchia su un cuscino e un asciugamano sotto ogni mano. Attiva gli addominali e fai scorrere l'asciugamano davanti a te finché la schiena non è dritta. Torna in posizione di partenza contraendo i muscoli. Fai da 8 a 10 ripetizioni. Questo è un ottimo esercizio per rafforzare il core e avere degli addominali fantastici. Rafforzamento caviglie. Metti una sedia o una scatola di fronte a te e mettici sopra le mani per tenerti in equilibrio. Sarebbe ideale se la sedia o la scatola arrivino all'altezza della tua vita. Posiziona la sedia in modo che le braccia non debbano allungarsi per raggiungerla. Premi le caviglie e fletti i glutei. Resisti per circa 10 secondi e fai almeno 15 ripetizioni. Questo esercizio rafforza i glutei e i muscoli delle caviglie. Ma i cuscini non sono l'unica attrezzatura che puoi trovare in giro nel tuo appartamento. Voglio dire, guarda quel tavolo! Flessioni con applauso. Prima di tutto assicurati che il tavolo sia abbastanza resistente e che non si sposti quando ti appoggi. Non usare tavoli pieghevoli o da caffè. Metti le mani sul bordo del tavolino e indietreggia con i piedi. Dovresti essere in una posizione di flessione inclinata. Abbassati per fare una flessione, poi spingiti indietro finché le mani si staccano. Batti le mani, poi preparati e torna in posizione di partenza. Fai 10 ripetizioni.
Se non ti senti a tuo agio nel fare applausi, puoi fare semplicemente delle flessioni inclinate. Ora, che ne dici di quella sedia? Step e affondi. Metti una sedia resistente di fronte a te. Mettici sopra il piede destro, alzati e raddrizza la gamba destra. La gamba sinistra è piegata ad un angolo di 90 gradi. Scendi dalla sedia, manda la gamba destra dietro e abbassati in un affondo. Ritorna in posizione di partenza e cambia gamba. Fai da 10 a 15 ripetizioni. Ora, perché non usiamo dei piatti di carta? Affondi inversi e affondi laterali. Metti un piatto di carta sotto il piede che lo farà scorrere, ovvero quello che andrà dietro. Abbassati in un affondo inverso, poi trascina il piatto di carta insieme al piede per tornare in posizione di partenza. Da qui, muovi il piatto e il piede in un affondo laterale. Cambia lato ogni 30 secondi. Ah, aspetta, ci eravamo dimenticati la carta igienica. Plank con torre. Metti 3-4 rotoli di carta igienica uno sopra l'altro. Mettiti in posizione di plank. La torre della carta igienica si trova alla tua destra. Usando solo la mano destra, prendi i rotoli uno per uno e impilali alla tua sinistra. Quando la pila è pronta, usa la mano sinistra per costruire una nuova torre sul lato destro. Orologio sul pavimento. Mettiti in piedi e immagina che ci sia un quadrante di orologio intorno a te. Posiziona un rotolo di carta igienica alle 12, proprio davanti a te, alle 10 e alle 2. Porta avanti il peso sulla gamba sinistra e con la mano destra allunga la mano e tocca la carta igienica alle 10. Torna in posizione iniziale, poi ripeti con gli altri due rotoli. Ricorda di mantenere il core attivo, così lavori sull'equilibrio. Dopo aver finito, cambia lato. Fai 5 ripetizioni su ciascun lato. Chicca per te, ora puoi vantarti con i tuoi amici di avere una straordinaria carta igienica multiuso. E ora andiamo al bancone della cucina che può essere usato per fare sollevamento del ginocchio. Tieniti al bancone con la mano sinistra. Porta la gamba destra dietro come per un inchino. Mentre vai giù con la gamba sinistra, ricordati di stringere l'interno coscia. Dopo aver sollevato il corpo, girati verso il bancone e porta il ginocchio destro su e ruota fino a toccare il bordo del bancone. Fai una mini pausa, poi ripeti. Fai da 10 a 15 ripetizioni per lato. Flessioni con spinte del ginocchio. Mettiti davanti al bancone alla distanza di un braccio. Piegati in avanti e metti le mani sul bordo, aperto alla larghezza delle spalle. Ora sei in posizione di plank verticale. Abbassa il petto verso il bancone per fare una flessione, ma quando scendi, porta in avanti anche il ginocchio destro. Ricorda di coinvolgere gli addominali. Torna alla posizione di partenza, fai una pausa e poi ripeti con l'altra gamba. Fai da 10 a 15 ripetizioni per lato. E dato che sei in cucina, perché non prendi qualche padella? Dip con padella. Usa entrambe le mani per tenere la padella più grande che hai per il manico, sopra alla testa. Tieni i gomiti alti e dritti e abbassa lentamente la padella dietro la testa. Mettiti in pausa per un paio di secondi, poi solleva di nuovo. Fai 20 ripetizioni. Questo esercizio ti aiuterà a far lavorare i tricipiti e avrai già la padella per cucinare la cena. Multitasking, che roba!